questa sera, alla notte della moda, si è venuto a trovare il carissimo amico Giuseppe Di Giorgio, anche lui di Cerda, ma abita fuori per motivi di lavoro. Lui è un regista e nei giorni scorsi è uscito nel cinema il film La scelta impossibile. Questa sera avrà un ruolo molto importante perché sceglierà tra le modelle una ragazza che sceglierà per far partecipare come attrice, non protagonista, e quindi al prossimo film, e vediamo cosa ci racconta lui. A te la parola. Beh, innanzitutto grazie Giuseppe per questa intervista. Siamo qui a Cerda, come vedi, nel mio paese natio, dove in questi posti 30 anni fa giocavo a pallone con i miei amici e compagni di scuola, d'infanzia. Bene, io ringrazio innanzitutto Giampaolo Guida perché mi ha invitato a questa bellissima serata. Sono molto felice che Giampaolo stia riportando in Sicilia l'arte, la moda e quindi la cultura sul territorio, che è fondamentale proprio per poter comunicare a livello nazionale. Giampaolo ha aperto anche un atelier a Termini Imerese, l'atelier Biancomanto, quindi sono felicissimo. Questa sera sceglierò una ragazza e la inserirò nel mio prossimo film che inizierà a fine anno, è un medical thriller, e quindi sono veramente felice perché comunque ho visto delle bellezze mediterranee, ho rivisto la bellezza di Cerda, mancavo da 25 anni, sono andato via all'età di 14 anni, ne ho 39, sono molto emozionato e molto felice di essere qui nel mio paese dove veramente ho lasciato parte del mio cuore. Adesso vivo al nord per lavoro, sono attore e regista come tu hai detto, e quindi c'è il mio film al cinema La scelta impossibile, ha già fatto la prima distribuzione cinematografica, uscirà Luci Cinema a breve e poi forse anche The Space. Quindi sono felice di essere qui per questa intervista, si respira un'aria familiare, un'aria che mi riporta indietro nel tempo. Io penso a 50 metri da qui c'era lo studio fotografico di mia mamma, la signora Pina Di Giorgio, come tutti se la ricordano, anche mio papà Enrico Di Giorgio era qui, e tra un po' arriverà anche lei, sarà molto molto emozionante. Dietro di te c'è anche un carissimo amico Gerace, che se si avvicina lo facciamo vedere un attimo per un saluto, ormai sei qui e mi ha accolto, facciamo anche un saluto a lui, quindi è bellissimo vedere tanta gente che si ricorda, io mi ricordo di tutti, e quindi che dire, questa sera sono a casa e spero di scegliere un'altra bellezza mediterranea e portare al nord tutto ciò che Giampaolo, Leon Fashion stanno facendo insieme allo stilista Giovanni Cannistrà, a tutto il paese, alla cultura del territorio, al sindaco Nuovo Geraci, omonimo del nostro amico, all'assessore, insomma, Cerda merita questo ed altro. Ho visto veramente dei tantissimi grandi cambiamenti, c'è una luce che sinceramente 30 anni fa non c'era, forse erano altri tempi, e quindi che dire Giuseppe, grazie per questa intervista, grazie a Cerda che mi ospita, grazie a Giampaolo Guida, e auguro a tutti gli spettatori di TV Mera, giusto? Televideo Mera, è una splendida serata in nostra compagnia, in compagnia dei cerdesi. Per noi è un motivo di orgoglio averti qui stasera, perché ci fai conoscere in quei posti dove magari chissà cosa pensano della Sicilia. Beh, male non possono pensare, perché la Sicilia è terra di cultura, terra di storia, di arte. Un altro amico, adesso lo salutiamo. La Sicilia. Ci presenti. Arrivo. Ma delle cose di me. Certo, stiamo facendo un'intervista. E chi sono? Mi ricordo però i nomi. Si fa fatica, si presenta da solo. Galletta. Carabinieri. Che mi mise le manette una volta e mia mamma si spaventò. Allo studio fotografico. È una battuta. All'amico Galletta lo salutiamo, si fa fatica, vedi, live, a ricordarsi alle persone. La Sicilia dopo deve, tanti anni è così. La Sicilia deve e necessita di essere portata all'estero perché noi comunichiamo. Io comunico in punta d'arte attraverso l'arte e la Sicilia comunica in punta di piedi, perché la Sicilia è un qualcosa di straordinariamente unico, ma non solo la terra. Noi qui abbiamo la cultura dei carciofi, abbiamo la Targa Florio che è famosissima, però abbiamo le persone, abbiamo il territorio, le Madonie, siamo in un punto strategico e quindi è fenomenale. La Sicilia va veramente curata, va amata e va rispettata, e sicuramente stiamo facendo dei grandissimi, grandissimi passi avanti.
sulla tua destra, se lo inquadri, è arrivato il capo della serata, che è Giampaolo Guida, insieme a tantissimi ospiti, e quindi siamo felicissimi. Se Giampaolo si avvicina a 20 secondi, non so se vuole fare un saluto, ma è in compagnia di... Mi sa che è un pochettino. Però siamo felici, Giuseppe, come vedi è una serata veramente intensa. Ci siamo quasi, penso tre quarti d'ora partirà questa stupenda serata e niente, forza Cerda, in alto la Sicilia e i nostri cuori questa sera batteranno dall'emozione che vivremo attraverso la musica, la bellezza, la moda, la teoria di Giovanni Cannistrà e di Giampaolo Guida. Quindi sono onorato, felicissimo di essere qui fra voi. Grazie anche a te e tanti auguri per i tuoi successi. Grazie.